alzi la mano chi non si è addormentato una mattina senza sentire la sveglia. E per non correre il rischio di arrivare tardi al lavoro, esci di casa lasciandola in condizioni disperate. Ciao a tutti! Io sono Wendy e oggi ti propongo una pulizia molto veloce per quando torniamo a casa dal lavoro e dobbiamo sistemarla e immergerci nelle abitudini e routine quotidiane di una famiglia. Partiamo che quando arriviamo a casa dopo una giornata lavorativa siamo stanchi e anche un po' stressati. Quindi ci verrebbe voglia di un bagno caldo e una bella dormitina. Ho iniziato dalla parte più facile, mettendo dei vestiti comodi. Avvierò una lavatrice. Approfittando che c'è un cielo che non promette pioggia, stenderò fuori i panni. Qui in bagno darò una rinfrescata veloce al lavandino e al WC. Visto che sono in questa parte della casa, farò una sistemazione veloce delle cose che troverò fuori posto. E se come me non hai avuto il tempo di fare il letto stamattina, è proprio il momento per farlo.
Non ho molto tempo a disposizione per entrare nei dettagli di una pulizia a fondo, perché fra un po', tra compiti e cucina, se ne va il tempo da dedicare alla casa, e a me piace averla sempre minimo in ordine. Metterò a posto i cuscini del divano e passerò l'aspirapolvere per tutta la casa. Ho lasciata per ultimo la cucina perché è qui, dove a parte di lasciare i piani di lavoro e i fornelli puliti, laverò il pavimento. So quanto possa essere difficile tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e dover affrontare il disordine e il caos accumulato. Quando tornate a casa stanchi e provati, cercate di trovare la motivazione per sistemare la casa, anche solo dedicando pochi minuti a riporre gli oggetti al loro posto. Datevi una spintarella e mettetevi all'opera per sistemare la vostra casa. Potrete addirittura divertirvi nel farlo e magari scoprire che, una volta finito, vi sentirete molto meglio. Ragazzi, siate orgogliosi di prendervi cura del vostro spazio e di voi stessi.
E per oggi ti ringrazio e ti saluto a un prossimo Vlogs di Wendy. Ciao!